Allora, con Luca è stato fatto un lavoro soprattutto appunto sul coro, sui ragazzi che in parte sono dell'Accademia dell'Inda e in parte sono dei cantanti lirici, che però poi lavorano tutti quanti insieme. Quindi abbiamo avuto un coro molto numeroso di 30 persone più i corifei, che sono quattro, di cui però uno fa parte del coro. Il coro è sempre presente attraverso i movimenti e diciamo l'atteggiamento in generale del coro, che partecipa anche vocalmente con delle espressioni e anche con una parte di canto. Luca ha inteso dare corpo appunto a tutta la vita che c'è dietro a questo tormento di Ayace e ovviamente di quello che saranno poi il dopo la sua morte, quindi la presenza di Menelao, di Agamennone, il dolore di Tecmessa e Teucro e così via. Poi per quanto riguarda i movimenti veri e propri del coro, l'aspetto rituale a cui Luca teneva molto, li abbiamo lasciati molto liberi, abbiamo dato qualche indicazione, soprattutto lui ha dato delle indicazioni di movimenti di braccia e io ho messo un po' di ordine e ho dato dei tempi in alcuni momenti, perché ci sono dei momenti in cui devono andare tutti insieme, dei momenti invece in cui sono più liberi. Cioè, in particolare, appunto, a un certo punto formano un semicerchio in cui fanno ognuno delle cose diverse con le braccia. In realtà sono tre combinazioni diverse, ma miste, quindi sembra che ognuno faccia una cosa diversa. E la difficoltà è stata che Luca ha voluto che iniziassero lentamente e piano piano accelerassero. E siccome alcuni stanno anche cantando, e siccome si devono girare dentro e fuori, cioè verso Aiace e fuori da Aiace, questa cosa è stata particolarmente laboriosa, nonostante poi, diciamo, raccontandola sembra una cosa molto semplice. Però, non essendo danzatori, il lavoro è stato proprio sul puntualizzare e perfezionare questa cosa. Allora, lo spazio, questo è uno spazio che, come diciamo a Roma, te se magna, cioè perché è veramente un'altra cosa diversa da un teatro classico normale e soprattutto è uno spazio diverso dalla sala prove, non solo per le dimensioni, ma proprio perché nella sala prove uno sta tra quattro mura, come si dice, e qui invece veramente sei in bocca al pubblico che ti guarda da tutte le parti, dall'alto, dal lato, davanti e così via. Quindi diciamo che quello che noi abbiamo montato in sala prove, però qui è stato riportato la possibilità appunto di fare una serie di prove allargando tutto quanto, quindi gli spazi in cui a volte erano quasi uno a contatto con l'altro si sono dilatati. E l'altro lavoro è stato di fare in modo che, siccome hanno molti spostamenti, non si trovassero o ammucchiati o troppo lontani l'uno dall'altro. Quindi ho fatto anche degli esercizi in sala, proprio di farli muovere, 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 per dare uno stop e far sì che loro si distribuissero immediatamente, rispettando praticamente i vicini, quindi avendo la famosa soglia, diciamo, la bolla intorno a se stessi, per far sì di avere né troppa distanza né poca distanza da quelli che sono intorno. Questo qui, poi con l'uso anche dei materiali, delle pelli, eccetera, 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 è stato, diciamo che ci è voluto un pochino anche qui nello spazio, però poi i ragazzi si sono integrati anche con lo spazio stesso. Arrivare a vedere questa cosa, questa cavea così all'ora vuota, che come vedete si sta riempendo adesso piano piano, è stato proprio un questo. Poi, tra l'altro, il primo sopralluogo che abbiamo fatto, io ho fatto anche un giro di tutto il parco e quindi l'ho visto anche dall'alto e da lontano. È una cosa meravigliosa. È una delle esperienze che mi mancavano. Io festeggio tra poco, a breve, 40 anni di teatro, ma questo mi mancava e quindi sono molto felice. Ringrazio Linda che mi ha dato questa possibilità, ringrazio Luca Micheletti che mi ha voluto. È veramente un'esperienza da fare.